chiave si ha col cane. No, mi si tiene tutte cose. Un amico mio a Palermo ha aperto una palestra, dice vieni in palestra, ti alleni. Ma a mia mi si dia pure su se mi tutte vanno per chiedermi a col cane. In palestra, ci sono passato 10 minuti per pigliarmi un caffè a così. Mentre ero lì c'era uno tanto a così, mi viene da me, ci pareva che io travagliavo a te, mi fa: senti, se io mi faccio la lampada divento più bello? Ci si gioia, chi è una lampada abbronzante, non è la lampada di Aladino, ci disse. Ci si, ma come ti sentia? Poi c'era una signora sulla bicicletta che pedalava da 10 minuti, dopo 10 minuti era surata. Io già era surata a tagliare lei. Ed emanava anche un odore, faceva un odore un po' come. Un po' come. Come si dice acqua viva? Si dice feto. Feto. Io mi sono avvicinato e ci disse: signora, ma che deodorante usa? Dice: si chiama Biancaneve e Sette Nani. Ci disse: signora, tagliassi dentro la bottiglia che secondo me è un nano muriodo. Pure Biancaneve a pan mordo. No, mi si devono tutte le cose. Ovvio, si organizzare, dobbiamo venire a fare un po'. C'è sempre la zona che non ci ne fotte, no? Siete stranieri? Forse sono mussumeli. No? O di Cammarata, peggio ancora. No, Cammarata mi piace, Cammarata. C'è un formaggio buono. Acqua viva, una vita formaggio. Mungite pecore. Se mungono di sole, che abbaggio di sedere. Io capivo. Insomma, mi si dice, anche d'estate ci sono queste ragazze che escono scollatissime, tutte scollate, no? Così scollatura. L'altra sera in discoteca è venuta una scollata, viene da me e mi fa: secondo te è troppo scollato questo vestito? Cioè, se no, gioia, si vedono solo un poco i peli del petto. Dice: ma io peli nel petto non ne ho. Allora è troppo scollato su questi. Spiegatevi la travaglia. Ci arrivassimo tutti. Uno che dice Mussomeli ci arriva. Oh, a Mussomeli ci sono delle belle ragazze, io lo so. Mi si tirano tutte cose, ma no. Ora devo andare a recuperare l'amico mio Saverio, che è uscito a Saverio. È cretino. Si accattò la smart che da cabriolet, che da senza tetto. Un giorno venne in mia e dice: ma io ho un problema con questa macchina. Dice: sì, che problema c'è? Che io altra volta ci lasciavo un chilo di pane e non lo trovavo più. Poi ci lasciavo un sacchetto di monnizza e non lo trovavo più. Ci lasciavo 4 fogli di protocollo e non ne trovavo più. Dice: che può succedere? Che cosa c'è? Non lo so. Allora busseggiamo la macchina, ci misimo un sacchettino là dentro, un sacchetto di cose così, e li misimo dietro un albero. Dopo 2 ore arrivò un camion a monnizza, pigliò la smarta, la sbagandò tipo cassonetto. Ci si cretino, io dice macchine saccate, modello cassonetto. E cretino. Ora me ne devo andare a Mussomeli che devi recuperare la farmacia. Dato che c'è una vita. L'altro giorno, l'altro ieri è andato in farmacia, Saverio è cretino, cioè sia la farmacia e il dottore ci fa. E il dottore ci disse: che vuole, crema per le mani? E io dico: no, 5 pacchi di Viagra! Sta atterrando un aereo di modelle russe a Palermo, mi devo divertire! Un cretino oggi pomeriggio tornò alla farmacia e ci fa. E chi tu dati 5 pacchi? No, la crema per mano! L'aereo non atterrò!